Bene, eccoci qua. Il mio nome è Bond, James Romiti Bond, per gli amici Roberto. È il secondo appuntamento di Pensieri da pensare, una spremuta di oltre 50 anni di pensieri degli altri, che servono come stimolicchi anche ai giorni nostri. Quindi io ho messo a punto dei piccoli brani, dei testi che possono servire a pensare o a risolvere piccoli problemi. Ogni tanto metterò anche un pensiero da sorridere. Ho preso dei piccoli brani di quello che è stato il mio maestro in pubblicità, Romano Bertola, da Torino, e metterò uno di questi pensierini, così per pensare in allegria. La prima cosa è un pensiero tipico di chi si espone in una certa maniera. Ti criticheranno sempre. Ah, premessa, può essere che vada via la connessione perché sono in una zona un po' ballerina. Bevete un bicchiere d'acqua, un bacio alla fidanzata, una carezza al bambino e torno inevitabilmente. Allora, ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei. Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore. La vita è come un'opera di teatro, ma non a prove iniziali. Canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l'opera finisca, priva di applausi. Questo è un pensiero di Charlie Chaplin, Charlot. Il primo pensiero che lancio ha una piccola premessa perché sono un po' abituato, non potendo dare una coerenza, a saltare di palo in frasca. Allora, sono andato a vedere il significato di palo in frasca e ho visto cosa significa. Saltare di palo in frasca sta a indicare che durante un discorso si passa da un argomento all'altro. La frase è stata coniata nel 1549. Il palo era un'insegna araldica e veniva posto vicino al ponte levatoio del castello, mentre la frasca indicava un'osteria. Uno può pensare a tutto, meno che a una cosa del genere. Citerò una frase tratta da un testo di Anna Tamburini Torre, un testo del 2019, Manuale straordinario per vivere la vita. Edizioni Mediterranee, avendo fatto l'editore, io cito sempre volentieri gli altri editori, conoscendone le fatiche. Sono quattro righe, ma riassumono bene un certo modo a 360 gradi di considerare le cose, cioè di uscire dal nostro orticello. L'universo è un insieme di dimensioni che vivono, comunicano e interagiscono contemporaneamente. Livelli diversi, mondi paralleli che creano un rapporto dinamico tra loro. Dunque, non una sola dimensione, ma tanti differenti modi di esistere. Tutto questo noi, cioè l'entità che hanno trasmesso questo messaggio a Anna, lo chiamiamo dinamismo parallelo. E essendo io un copywriter, uno scrittore di testi per la pubblicità, è uno slogan, dinamismo parallelo, l'avrei voluto creare io, non si può fare tutto. Un canale molto interessante negli anni è stata una certa Pat Rodegast, che ha canalizzato i pensieri di un'entità che si chiama Emmanuel. Il libro si chiama Il libro di Emmanuel, Edizioni Crisalide. Ti ho conosciuto per tutta la mia vita e ti ho chiamato con molti nomi diversi. Ti ho chiamato madre, padre, figlio. Ti ho chiamato amante. Ti ho chiamato sole e fiori. Ti ho chiamato cuore mio. Ma mai, fino a questo momento,
ti ho chiamato me stesso. Quello che io dico, ricomincio da io, poi andiamo a salvare il mondo, ma ricomincio da io. Sempre Emmanuel. Come ci si sente mentre si muore? È un argomento che viene trattato spesso su questi canali. La risposta di Emmanuel è: morire è come trovarsi in una stanza soffocante, dove troppe persone parlano e fumano e improvvisamente si vede una porta da cui si può uscire all'aria aperta e fresca e alla luce del sole. È davvero così. La materia diventa meno densa, la coscienza meno limitata, i colori più vibranti, i suoni più gradevoli. Tutti i sensi, finalmente liberati dal manto pesante del corpo fisico, prendono il volo cantando. Bellissimo, cioè, Emmanuel, lo rileggo una volta all'anno. Oh, un pensiero da sorridere di Romano Bertone. La mamma del lupo cattivo raccomandava sempre al figlio: e quando passi dal bosco, non fermarti a parlare con quella vipera di cappuccetto rosso, né con quella strega di sua nonna. Stanno tutto il giorno attaccate al telefono azzurro a dir male di noi. Mezzo bicchiere pieno e mezzo bicchiere vuoto. C'è un libro di un'amica da molti anni, o da molte vite, secondo, di Manuela Pompas, è una giornalista che ha scritto molti, molti libri interessanti. Quello che mi ha mandato nel 99 Sperling e Kuffer Editori, con dedica, si chiama L'aldilà esiste? Questo è il titolo del libro. Dice Manuela: a poco nel tempo iniziai ad aprire la mia veggenza e la mia medianità, scoprendo quanto la realtà fosse più ampia e significativa di quella piccola parte che intravediamo attraverso i sensi fisici e le conoscenze razionali. Le prime volte, spaventata, mi mettevo a pregare, temendo presenze negative. A poco imparai a percepire o addirittura vedere le entità, a comunicare con loro attraverso la scrittura, rendendomi conto che lo spazio che noi consideriamo vuoto in realtà è energia intelligente. Nella vita ormai lunga del mio corpo, come è stata messa forse in una prefazione, il mio corpo appena compiuto 80 anni. Perché dico il mio corpo? Perché è lui che li ha compiuti, non io. Il nostro corpo cambia ogni 7 anni, dai 5 ai 7 anni totalmente. Quindi chi è che dice il mio corpo? Non è il corpo. E io da molti anni ne ho 17 e vado per 18 e non riesco a diventare maggiorenne. Anche quest'anno mi è andata così. Chissà cosa svela il mondo dei diciottenni in poi. Magari la prossima volta spiego anche come si fa a sapere esattamente l'età che abbiamo e su quella base vivere la giornata momento per momento. Allora, dicevo che nella mia lunga esistenza di corpo ho fatto diverse esperienze. Negli anni 70, 80, eccetera, nel bar, ero appena passato dal biennio al Politecnico di Torino, ingegneria. Avendo capito che non ero ingegnere, cioè, l'ho finito, sono passato a fisica, mi sono laureato a fisica. In un bar incontravo regolarmente Peter Colosimo, che è un mito per il mondo di astronavi al di là, insomma, è stato forse il primo italiano a scrivere queste cose qua. E lui mi raccontava di questi extraterrestri, di questi incontri, di quelle cose che lui scriveva, mi diceva allora, in quel periodo le
la casa editrice era la MEB di Torino, che era vicino alla zona in cui abitavo io, via Madama Cristina. La MEB era stata creata da John Vigna, che era un culturista diventato campione del mondo, poi ha fatto l'editore e ha fatto l'editore di libri di un certo tipo. Allora mi diceva Peter Colosimo che scriveva un libro al mese perché gli rendeva 500.000 lire di allora e bisognava incontrarne allora di extraterrestri. Ma in un altro bar, perché era un periodo in cui frequentavo i bar, avevo 20 anni, 21, 22, no, 23, 24 anni, eccetera, ho incontrato un ragazzo, un giovane idraulico, che mi raccontava che periodicamente incontrava degli extraterrestri. Al bar lo prendevano in giro, lo chiamavano l'extraterrestre, lo scemo del villaggio. Io l'ho preso sul serio, come prendo sul serio qualunque affermazione fino a prova contraria. E lui mi ha raccontato diverse cose, per cui ho detto: ok, andiamo avanti, vediamo come, dove. Torino poi, io ho vissuto 30 anni, Torino è considerata Torino città magica. Quindi i casi della vita mi hanno portato a sperimentare. Prima il piattino, quello dove ti metti col dito che va. Poi ho pensato, ma è il piattino con altri tre amici che si muove? Se io prendo una penna, ho pensato, la penna deve scrivere. E la penna ha cominciato a scrivere interessante, perché forse il fatto di aver fatto soprattutto il pubblicitario mi tiene sempre un pochettino dietro, cioè. C'è quello che osserva e quello che fa la sperimentazione. A seconda dell'entità che diceva di venire, cambiava la scrittura. Quindi ho compilato un po' di cose, la mia preferita, perché non sapevo nulla io di queste cose qua. Insomma, la mia preferita era una ragazzina veneziana morta a 17 anni. E lei mi diceva certe cose, cioè vai lì, troverai quello, e si verificavano. Caspita, a questo punto ho detto, ma cos'è sta roba? E sono andato in una venerabile antica libreria di Torino, la Retusa, e il primo libro che ho letto è stato L'iniziazione di Steiner, Rudolf Steiner. Di lì ho cominciato a essere un grande sfogliatore. Cioè, l'ho sfogliato, l'ho letto, l'ho sfogliato, ho capito poco, ma ho capito che chi l'aveva scritto non faceva finta. E quindi valeva la pena sperimentare quelle cose lì. L'entità, questa mia amica veneziana, mi ha dato i voti, ha previsto i voti che avrei preso negli ultimi 5 esami a fisica. Interessante che io me ne ricordavo solo quando il professore mi diceva il voto, prima non me lo ricordavo. Ho capito che cos'è, ho lasciato perdere perché ci sono anche certi pericoli. Ho detto, mica sta entrando, senza che io voglia più di tanto, un certo tipo di forza, non vorrei che se io sono calibrato sui 120 volt mi arriva un 240. E sono passato alla radiestesia, che era molto più lunga perché sto pendolino, sì, no, di no. Ma ho avuto come insegnante un amico che oltre alla radiestesia mi ha introdotto all'omeopatia, perché lui aveva elaborato dei testi che mettevano assieme la radiestesia e l'omeopatia. Quindi c'erano degli schemi dove attraverso il pendolino potevi capire quale tipo di centesimale o queste cose. Bene. Dice la Manuela Pompas. Questo per dire che qualche esperienzietta, senza arrivare a quella più forte, che forse è stato quello che mi ha fatto lasciar perdere, quando l'entità che è intervenuta mentalmente, ha detto di essere il diavolo. Porca! E io gli ho detto, ma sprechi il tempo a venire da me? Ma non hai nulla di meglio? E questo ha risposto, anche una sola anima può cambiare le cose e mi può far vincere. Porca miseria. Eccomi qua. Qual è il classico?
Sei il diavolo? Tre prove, vai. Prima prova, impossibile, si è realizzato. Seconda prova, e la studiamo, più impossibile dell'impossibile, si è realizzata. Terza prova, mai provata. Fesso, sì, ma come diceva Pascal, Dio non esiste, però se c'è, è meglio non rischiare. Allora, leggo questo brano della Manuela Pompas. Ho letto questo brano, cioè l'energia intelligente. Ho fatto questo discorso per dire che ci sono altre forze in gioco, forze visibili e forze invisibili. Un'altra giornalista che ho conosciuto bene, anche con lei ci conosciamo da molte vite, nel suo ultimo libro, Incontri, edizione Mediterranea, è Paola Giovetti. Paolo Giovetti è un elemento interessante, viene spesso anche in focus con Anna Tamburini Torre. Molto interessante perché lei, giornalista, scrittrice, ma è molto con i piedi per terra e ha descritto tutte le esperienze, infinite esperienze, perché soltanto con l'edizione Mediterranea ha scritto più di 40 libri. Lei ha fatto l'esperienza del Centro Firenze 77, che è stato un centro molto importante, oppure di Demofilo Fidani, quindi una persona estremamente credibile. Quello che non si poteva sospettare è quello che lei descrive in incontri, dove sono incontri con tutte le maggiori personalità che lei ha incontrato. Ne ha incontrate centinaia, qui ce ne sono un certo numero. Successe quando avevo 4 anni. Ricordo tutto benissimo, come se fosse avvenuto ieri. Una notte mi svegliai all'improvviso a causa di una luce che si era accesa in fondo al mio letto. Questo succede a molte persone, le vediamo anche nelle interviste che ci sono, è una specie di inizio. Mi mise seduta per capire cosa stesse succedendo e vidi una figura maschile giovane, 25-30 anni, direi oggi, vestita di una tunica bianca, capelli castani, lunghi fino alle spalle, immersa in una luce dorata che mi guardava con dolcezza. Non ebbi nessuna paura, cosa che mi stupisce ancora oggi, e rimasi a guardare quell'apparizione per un tempo che mi sembrò abbastanza lungo. Non ci furono parole, solo uno scambio di emozioni e sentimenti di affetto e sicurezza. Poi la luce cominciò a svanire e con essa la figura. Quando la stanza fu tornata al buio, mi misi di nuovo sotto le coperte e mi riaddormentai tranquillamente. E anche questo, a ripensarci, mi stupisce molto. Questo brano è la chiave di comprensione della Manuela Pompas. Quando questa cosa l'hai vista, può esserci, ci possono essere tutti i Piero Angela che vuoi. Cioè, un conto è parlare del fuoco, ma quando ti bruci, ti dicono: no, ma il fuoco non brucia. Angela. Quindi è partita di lì. Lei dice molte volte: casualmente mi hanno telefonato, ma lei è partita a fare questo tipo di interviste, non si è occupata di sport perché ha avuto questo tipo di esperienze. Io, avendo già avuto un certo tipo di esperienze che mi ha fatto capire che l'aldilà e l'aldiqua esiste, anche nel mio piccolo di esperienza rispetto ad altri, quando l'altra giornalista, questa sera la serata delle giornaliste, Giuditta Denberg, sempre a Torino, diciamo che anche lei ha scritto diversi libri, ma soprattutto è diventata famosa perché ha scritto Torino Città Magica e perché ha scritto un libro, ricordo, su mia insistenza e indicazione, su Roll, con il CD della voce di Roll. Una sera Giuditta mi ha detto se l'accompagnava a casa di Roll. Chiaramente Roll ha dato il suo benestare, ho raccontato già altre volte questa cosa, però
perché sulla porta, questo uomo, io sono alto 1,80 e lui è forse sull'1,90, stringendomi la mano sulla porta, mi ha detto: "Ah, lei otterrà nella vita quello che desidera, ma sempre con molta fatica." E io gli ho risposto: "Se sapevo che lei mi diceva questo, non venivo." A una certa ora mi ha detto: "Lei è un tipo che si impressiona? Parliamone." E siamo andati in un'altra stanza a fare i giochi di carte che sono descritti in diversi libri o sono state descritte da persone che lo hanno frequentato. Chiaramente le carte le ho toccate soltanto io e ci sono stati alcuni fenomeni alla faccia di certi angeli al singolare femminile. Bene. Oh, forse è il momento di Umbertola. Dai, chiudiamo con Umbertola. Potenza delle parole. Molte cose ci fanno paura, non tanto per se stesse, ma per il nome che portano. Prendete per esempio la parola morte. Basta il rintocco di queste due sillabe per avvertire dei brividi lungo la schiena. Ma se la morte avesse un altro nome? Se per esempio si chiamasse Ugo? Immaginate, e tuo padre sta meglio? No, purtroppo in punto di Ugo. Oppure, al matrimonio, il prete scandisce solennemente: in ricchezza e in povertà, in salute e malattia, finché Ugo non vi separi. Al che anche lo sposo più innamorato pensa: "E beh, e chi se ne frega se Ugo ci separa?" What's up? Ora riporto un brano di un autore tra i miei preferiti, si chiama Alan Watts, è noto soprattutto per aver scritto testi riguardanti il taoismo, il Tao. Tao, che cos'è il Tao? In sintesi io direi quella cosa per cui quando vedi un fiore, non staccare il fiore per sentirne il profumo, diventa il fiore. Diciamo così. Alan Watts mi piace molto perché è un po' un modello, come posso essere io. Raccontiamo le cose, sembra, con leggerezza, perché se una cosa è troppo seria, io dico sempre, meglio scappare. Alan Watts scrive: "Proviamo a immaginarci di essere Dio. Nel senso popolare di Dio padre onnipotente, Dio. Significa essere un porco maschio fanatico che dispone di ogni cosa a suo piacere. Conosce tutto il passato, conosce ogni possibile futuro, ha il totale dominio del cosmo, ha il potere assoluto e si annoia a morte." Così a un certo punto dice: "Uè, uomo, vai malora, voglio una sorpresa, sorprendimi." Ed eccoci qua. Solo che non bisogna ammetterlo. Sapere di essere Dio è il marchio della follia. È assolutamente tabù, particolarmente nella religione cristiana. E a questo proposito non voglio essere blasfemo, ma mi corre di ricordare una grossa fregatura che ci è stata data fin da bambini. Padre nostro che sei nei cieli, non ci indurre in tentazione. E da 60 anni che dico: "Ma come mai l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra, non c'è foglie che dicono, ci induce in tentazione?" Siamo cresciuti così. Ma Papa Francesco ha presentato una nuova versione del Padre nostro. Non indurci in tentazione è diventato non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Pensate.
pensiero da pensare dopo 2000 anni. Dice ancora Alan Watts: ciò che ci appare come morte, lo spazio vuoto e il nulla, sono soltanto degli avvallamenti tra le creste di questo universo eternamente pieno di onde. Guai a non vivere la vita come un gioco. Gli orientali, noi citiamo spesso gli orientali, io penso che loro citino spesso noi. Gli orientali chiamano la manifestazione lila, e il nome è già divertente, lila, tradotto significa gioco. Questa manifestazione è il gioco di Dio, un po' quello che dice Alan Watts. E il gioco, io credo, sia la cosa più importante. L'uomo non vuole, secondo me, la felicità, l'uomo vuole soprattutto giocare. Che gioco è scalare come Messner tutti gli 8.000 metri senza ossigeno, delle montagne, senza ossigeno? Ha perso il fratello, ha perso degli amici. Chi glielo fa fare? Il gioco. Questo per lui, faticoso, ma il gioco. Non cercava lì la felicità. E allora, la festa del papà, della mamma, io ho pubblicità, ne ho fatte tante di feste, ne ho pubblicizzate tante di feste. Perché questo è il gioco dell'ottantenne che scappa con la trentenne. È perché lui si sente ancora ragazzino, il famoso ragazzino, e dice agli amici: sto andando anche con una più vecchia. Il gioco. Quindi là dove in certi percorsi iniziatici tutto è un po' cupo, tutto è un po' triste, c'è uno che comanda, ci sono delle gerarchie, finché siete in tempo, scappate. E non sto scherzando. Pensiero di facciamoci un Bertone, dai, Bertone c'è uno adesso. Questa sera Eva ha provato Eva. Adamo e Eva, Eva e Adamo ha provato una fitta di nostalgia quando, rincasando dal supermercato, ferma al semaforo, ha riconosciuto in un'aiuola spartitraffico quel che resta del paradiso terrestre. Dice anche: non fumate, non bevete, mangiate poco, fate esercizio fisico, morirete in perfetta salute. Grazie, Bertone. Il pensiero di un indiano, Jiddu Krishnamurti, 1895-1965, è quello che mi ha condizionato maggiormente. Anche se ho fatto, diciamo, un percorso nell'ambito della società teosofica, mi ritengo ancora un apprendista teosofo, nel senso che non c'è religione superiore alla verità. La teosofia riportata da Madame Blavatsky ha un unico scopo, cioè c'è una parte di insegnamenti che è un bignamone, in origine di due volumi, in italiano 8 volumi, che è la sintesi degli insegnamenti degli uomini nei tempi, eccetera, eccetera. Poi c'è una società che ha un presidente, un vicepresidente, la società perché per mandare avanti questo tipo di insegnamenti. Io sono stato presidente di due gruppi, importanti gruppi teosofici italiani, ma ho anche creato, il pubblicitario che c'è in me, teosofo o teosofesso. Fessus in latino vuol dire stanco. Il teosofesso è il teosofo che non è ancora arrivato alla cima. Io sono teosofesso da oltre 50 anni e condivido con altri questo stato, ma sono ancora in cammino, evviva perché fossi già arrivato. Cosa diceva Krishnamurti, che è stato selezionato da uno dei più grandi chiaroveggenti dell'epoca, un certo Char
Webster Leadbeater, ed è diventato uno dei maggiori pensatori o saggi a livello mondiale. Diceva libertà dal conosciuto. Se tu riesci ad arrivare a una frequenza mentale tale, non hai più bisogno di conoscere le cose che sono figli della mente, ma a quel livello particolare è chi abitualmente applica certe tecniche, la meditazione trascendentale, l'Hare Krishna, quello che vuole, sa che arrivando a un certo punto c'è quella cosa che è stata definita pubblicitariamente, perché sembra una frase non logica, comincia a parlarti la voce del silenzio, che è anche un librettino di Madame Blavatsky, che ho sfogliato più volte e continuo a non capire. Allora, il pensiero di Krishnamurti mi ha condizionato e ho avuto anche l'occasione di incontrarlo più volte. L'ultima volta nel 1982, nel mio unico viaggio in India, quando sono andato per motivi anche commerciali, avevo un'azienda che vendeva prodotti in farmacia e in erboristeria, oltre all'agenzia di pubblicità, e quindi per la prima volta in Italia ho portato in farmacia prodotti più importanti della medicina Ayurveda. Stiamo parlando dell'82, il Trifala e il Chyawanprash, e ho fatto un giro tra tutte le principali aziende indiane, per cui, tra le altre cose, ho avuto occasione di andare nella sede della Società Teosofica ad Adyar, dove è intervenuto ancora Krishnamurti. Io l'avevo incontrato prima in Svizzera, a Saanen, dove lui per molti anni è andato e dove sotto un tendone teneva delle conferenze. Mi sono trovato a mangiare con lui più volte e non mi è venuta mai voglia né di farmi fare un autografo, né di niente, né di farmi firmare un libro. Cosa gli dice a uno che dice libertà dal conosciuto? Poi un pomeriggio, con l'amico che ci aveva portato lì, Giorgio Filippo Barabino, che è responsabile, diciamo così, sia del mio viaggio in India alla ricerca dell'Ayurveda, e su indicazione di Krishnamurti, siamo andati in questo chalet dove viveva Krishnamurti, ospite di una ricca signora americana. Eravamo sei o sette. Krishnamurti era sulla sedia, noi eravamo seduti per terra. E siamo stati lì tutto il pomeriggio. Tenete conto che, avendo fatto il liceo classico, ho fatto il francese, quindi non capivo una parola, tranne per esigenze universitarie, l'inglese matematico, che sono poi 20 parole, sono sempre le stesse, elettronica, quelle cose lì. Ma cosa gli chiedi a questo qua? Ma libertà del conosciuto non è la sola cosa che lui ha detto. Dunque, Krishnamurti ha rischiato di diventare il dio del mondo. Leadbeater ha visto in lui la reincarnazione di Cristo, sto ritorno di Cristo che ci stanno proponendo un po' tutti. Molti sono i canalizzatori che da 50, 60, 70 anni ci dicono: il Cristo è qui, il Cristo è qui, sono arrivati gli apostoli. Anche lì Leadbeater aveva identificato in Krishnamurti il corpo perfetto, perché il Cristo, Cristo non è un cognome, Gesù Cristo è Gesù che ha raggiunto il livello cristico. Buddha non è un cognome. Gautama, il Buddha, vuol dire che l'ultima di queste incarnazioni ha raggiunto lo stato buddico, che è una frequenza particolare. Bene. Krishnamurti, fino a una certa età, ha cresciuto il suo corpo in maniera intonsa, vegetariano, eccetera, 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 doveva essere il corpo del Cristo. Questa è stata anche la motivazione che ha fatto entrare in crisi il più grande teosofo dell'epoca tedesco, Rudolf Steiner, che è stato presidente della Società Teosofica Tedesca per 13 anni.
Altro grande chiaroveggente, noi conosciamo molto meglio i libri di Steiner, le cose, anche lì io li ho tutti, li ho sfogliati tutti, il grande sfogliatore, qualcosa ho capito, perché se no allora sei proprio fesso, a forza di ripetere le stesse cose, qualcosa ho sperimentato. E Steiner non credeva che Krishnamurti potesse essere il corpo del Cristo. Steiner addirittura ne ipotizza tre tipi diversi di Cristi. Ognuno vada poi approfondirselo come vuole. È entrato in contrasto con l'altro chiaroveggente, Leadbeater, e onestamente ha detto: io me ne vado. E mentre teosofia vuol dire si parte da Dio in giù, teos Dio, faccio l'antroposofia, antropos, uomo. Ecco il greco del liceo classico, quella a cosa serve? Parto dall'uomo e vado su. Ed è stato molto interessante perché, ripeto spesso, che il Po nasce dal Monviso, poi una volta c'erano i vari fiumi, oggi si stanno un po' disseccando, e ogni fiume porta la sua cultura, porta il suo territorio. Quindi è interessante che Krishnamurti si sia staccato perché avevano creato attorno a lui l'Ordine della Stella, una organizzazione a livello mondiale, contava più di 300.000 iscritti, ma le maggiori menti a livello mondiale. Addirittura chi non voleva essere alla corte del nuovo Gesù Cristo, del nuovo Cristo. Lui nel 1929, coerente con se stesso, ha detto: cari ragazzi, quello lì non sono io. E ha sciolto l'ordine della stella. Cosa diceva Krishnamurti? Che si vantava di non aver letto nessun libro di nessun tipo. Diceva che non esiste autorità, né ora né mai, che possa darvi la conoscenza di voi stessi. E senza la conoscenza di voi stessi non può esserci liberazione dall'ignoranza e dal dolore. E ancora, non c'è esterno né interno, ma solo il tutto, T maiuscola. Colui che fa l'esperienza è l'esperienza. Colui che pensa è il pensiero. L'osservatore è l'osservato, la coscienza è il suo contenuto. Questa è la base della fisica quantistica di oggi. Infatti, il padre, uno dei padri, forse più importante, David Bohm, su indicazione della moglie, e le mogli sono importanti. Oggi si è anche saputo che 99 su 100, la famosa formula di Einstein, era la moglie, che era anche una grande, la prima moglie. Lui ha preso E uguale a MC quadra, poi ciao cara, arrivederci e grazie, è passato alla seconda moglie. Oggi la teoria e i pensieri di Steiner non contano più di fronte alle ultime news, la cosiddetta fisica quantistica. Bohm legge in un libro, Libertà dal conosciuto, che è anche un libro, di questo indiano, una frase: l'osservatore è l'osservato, e lui era arrivato alla stessa conclusione. Ha chiesto di conoscerlo, si sono conosciuti. Internet ha grossi difetti, ma c'è il grosso vantaggio che oggi le conferenze, gli incontri tra Krishnamurti e Bohm sono in internet e quasi tutti, cliccando una piccola vocina, possono avere i titoli in italiano sotto. E si vede come questo scienziato ai massimi livelli parla con questo indiano, con le fattezze, con il povero indiano, che non aveva nessun tipo di cultura, neanche indiana, e come per anni e anni e anni sono riusciti a dialogare. Questo
è fondamentale. Quindi potete andare anche a vedere queste cose qua. Rupert Sheldrake, teosofo, è uno di quelli che vanno per la maggiore per le sue scoperte. C'è anche un'intervista di Krishnamurti, Böhm e Sheldrake, era un giovane ragazzo col ciuffo che cercava di fregare Krishnamurti facendogli delle domande così un po' riverenti, non aveva un po' di soggezione del più anziano Böhm, che conosceva bene come era considerato Krishnamurti a livello mondiale. Oh, ci facciamo Bertola? Facciamoci Bertola. È istruttivo sentire come la faccenda del paradiso terrestre la raccontano i serpenti. Gli indiani, pelle rossa, tutti i cowboy. Ma cosa pensano gli indiani? Serpente. Dunque, ragazzi, il mio trisavolo se ne stava tranquillo al sole quando arriva questa tipa mai vista, una certa Eva. Arriva e porge al nonno una bella mela dicendogli: ehi, ti andrebbe di dargli un bel morso? Eh no, cara, il capo ha detto che se l'assaggio mi succede un grosso guaio. Figurati, cosa vuoi che ti succeda? E così mio nonno si lasciò tentare e diventò una borsetta. Un testo, un breve testo di un personaggio che è diventato molto famoso negli ultimi tempi. Io lo conosco da forse 35-40 anni, perché oltre che essere un amico, era il medico curante della mia famiglia, il dottor Massimo Citro. E già allora parlavamo, cioè, lui faceva presente delle sue scoperte che hanno rischiato di avere il premio Nobel, ma era un medico sconosciuto di Torino, forse qualcun altro, utilizzando le sue conclusioni, ha preso il premio Nobel. Bene, ha avuto un grosso successo però ultimamente, al punto che è stato radiato, poi è stato riammesso recentemente, ha avuto un grosso successo col libro Eresia. Citro, con la sua immagine, col suo modo di parlare tranquillo e rilassato, tira delle bordate al cui confronto io sono un agnellino. Eresia ha venduto più, Bio Blu Editora, ha venduto più di 60.000, 64-65.000 copie ed è un fatto inspiegabile dal punto di vista editoriale, perché non è un libro per bambini, cioè è un libro che si sfoglia, ha un sacco di riferimenti, cioè è un libro scientifico, è un libro tecnico scritto da uno scienziato, non un anonimo medico di campagna. Perché c'è stata questa rispondenza? Ecco quando scattano certe frequenze. Adesso di nuovo in pista l'ultimo Apocalisse. Io tempo fa gli ho detto perché gli ho suggerito il libro del prossimo, quello dopo. Dico, dopo Apocalisse potresti fare Apocafede. Lui mi ha risposto, ci penso, è probabile, perché la nostra situazione non è migliorata. In Apocalisse si dicono delle cose verificabili al cui confronto anche chi nutre molta speranza si dovrebbe vergognare. Cosa dice il dottor Massimo Citro? Quali sono le sue conclusioni?
di medico sperimentatore a diversi livelli, penso che la creazione sia un processo continuo, che si origina dietro le quinte del grande teatro del mondo, manifestandosi a noi come illusione scenica che esiste solo in quanto la osserviamo e fin tanto che la osserviamo. Creandosi, il mondo si osserva e osservando si crea. Malanga dice: noi siamo i creatori dell'universo. Gina Rajadasa, che è stato un presidente indiano, presidente della Società Teosofica, ha scritto un libretto piccolino dove come si ricordano le vite passate. E qual è la sintesi del libretto? Che se tu ti osservi ora, sai come sei stato, ammesso che il tempo e lo spazio esistano. Mentre la fisica quantistica ci dice che tutto si è svolto in un solo istante. Krishnamurti, devi capire l'interezza della vita. A chi gli diceva tu credi in Dio, credi nei maestri, lui rispondeva: che te frega di cosa credi? Tu, dimmi tu, non farmi le citazioni. La Bhagavad Gita ha detto quello che non hai letto. Tu cosa pensi? Allora dice, devi capire l'interezza della vita, non soltanto una parte di essa. Ecco perché devi leggere, ecco perché devi guardare i cieli, ecco perché devi cantare, danzare, e scrivere poesie, e soffrire, e capire, perché tutto questo è vita. Il ragazzo è stato forte. Magari no. Vediamo un po' dove. È interessante un argomento che ho tratto, vediamo se trovo la continuazione. Ecco. Questo è tratto ancora da un testo di Manuela Pompas, Medianità. Essendo una che ha sperimentato certe cose, che si è bruciata col fuoco, ma essendo una giornalista, nessuno è perfetto, quindi c'è sempre quella roba lì, dietro. La giornalista che giudica la mette poi in modo bene, perché scrive bene, il suo sito è Karma News, e quindi espone queste cose qua. Io sono ospite e in casa di un'altra peccatrice perché è giornalista da molti anni, ma attenzione, io ho fatto il pubblicitario e il libro più importante forse negli anni sulla pubblicità, scritto da un francese Jacques Séguéla, il titolo del libro, editore Lupetti, è Non dite a mia madre che faccio il pubblicitario. Lei crede che faccia il pianista in un bordello. Quindi, cara Anna, insomma, più o meno ce la giochiamo. Bene. Un argomento, quindi, di cui mi troverò a trattare inevitabilmente è la medianità. Manuela Pompa ha scritto il libro Medianità, una strada verso il futuro, Sperling e Kuffer editore. Le prime entità che si presentano di solito sono i parenti, le persone che abbiamo amato, un figlio, un amico, un nonno o anche una forte figura di riferimento incontrata in una vita precedente, che a volte scelgono di guidare il medium, assumendosi l'incarico di aiutarlo nel suo cammino. Poi, a mano, che si procede sulla strada evolutiva, lo spirito guida cambia e diventa sempre più elevato. Ed ecco apparire entità che hanno perso le caratteristiche terrene.
Ai veggenti queste non appaiono in forma umana, ma come una grande luce, spesso di forma ovale. E non vogliono essere considerate per ciò che sono state sulla terra, ma per la loro attuale funzione di messaggeri. A volte si presentano anche intelligenze vissute su altri pianeti, in altre parti dell'universo, o entità che dicono di essere stati spiriti già elevati sulla terra, come i santi. Oppure arriva il raggio di un'energia potente che sembra inchiodare letteralmente il medium e i presenti. Negli ultimi minuti voglio proporvi alcune stampelle che ci possono servire. Forse la prossima volta parlerò dell'ultimo libro che ho scritto, Come si cancella il pauravirus. E all'interno c'è anche come si cancella la prima paura, come si cancella la paura della morte. Ma è un libro fatto di sintesi di cose che io ho rubacchiato, non è la parola giusta, insomma, ho sperimentato e bignamizzato. Non so se tutti hanno mai usato il bignami. Cioè possiamo utilizzare dei mezzi che ci aiutano in quel momento. Uno dei mezzi che io ho trovato molto importante, non so se c'è ancora in commercio, si chiama parole simbolo. È una cassettina dove all'interno ci sono un po' di parole con diversi colori. Questo è stato fatto da un discepolo di Roberto Assagioli. Roberto Assagioli, che molti conoscono come psicologo, psichiatra, era uno dei prediletti di Jung, ha scritto poi un insieme di testi col nome di Considerator. Come psicologo e psichiatra non poteva dire certe cose. Era teosofo lui, la moglie, la figlia della sorella, era teosofa pure quella, la suocera. E quindi conosceva tutte queste cose ed era in contatto con uno dei maestri che si ritrovano spesso, sono tre soprattutto, quelli che hanno dato origine alla società teosofica, Mori e Kutumi e Jiwar Kul. Come hanno dato origine? Hanno beccato una russa, Madame Blavatsky, e un generale in congedo americano, grosso organizzatore, Olcott, e gli hanno detto: volete voi tentare di portare nel mondo il concetto di fratellanza, in modo che gli uomini capiscono che sono tutti fratelli e che tutto è uno? Loro hanno detto sì, e i maestri gli hanno detto: e allora arrangiatevi. Poi, quando le gomme si sgonfiavano, una gonfiatina gliela davano, ma fondamentalmente gli hanno lasciato questo, chiamiamolo, libero arbitrio, caro una certa amica Anna, e ai trasmettitori di Anna, libero arbitrio. Questi si sono arrangiati tra mille cose per portare avanti un unico concetto. Poi certo, hanno riportato alla luce, perché ne parlavano pochissimi in India, il buddismo, c'era l'induismo, l'idea della reincarnazione, l'idea del karma, tutte quelle cose che uno può leggere. Allora, Assagioli, credendo nelle frequenze, la musica ci salverà, ecco perché occasionalmente ho questa camicetta, musica 432 Hz, che solleva le frequenze sopra le nebbie di tante parole e ammazza tutto quello che c'è sotto illuminandolo, ma è un discorso che oramai dico come se la prossima volta, la prossima volta, la prossima. Bene, lui ha messo a punto un certo numero di parole evocatrici, con l'idea che quando c'è una parola, mettendola in un, chiamiamolo, cavalletto, per esempio qui c'è la parola bellezza, questa parola e il colore ti possono influenzare e metterti in sintonia con questa cosa. È una stampella. Perché? Perché no? Mia suocera credeva in Sant'Antonio, da Padova.
è esistito, è vero, ma nel momento in cui ci crede, si crea lei. È quella la stampella, no? Non c'è più il problema. Allora, facciamo questo, per chiudere questo gioco, scelgo io per voi. Vediamo quale può essere la parola evocatrice di questo nostro incontro. Se volete potete dirigermi mentalmente. Chiudo gli occhi, scelgo, vieni qua. Oh. Non so se è solo per me questo. Comprensione. Comprensione. Non finisce qui perché dietro c'è la spiegazione. Vediamolo, pensieri da pensare. La comprensione è una porta celata nel cuore che ci permette di entrare nella coscienza dell'altro e di accettarlo nella nostra, mostrandoci così l'unico identico respiro del cosmo. La sua misura è in funzione dell'amore, è una qualità evocatrice di bene per chi la riceve e accende il fuoco della creatività in chi la esprime, illuminando la sublime e sconfinata origine comune della vita. Nasce la comprensione dal soffio del rinnovamento sulla polvere dell'evidente e del convenzionale e ci conduce ai mondi lontani del nostro futuro. Finisce qui? No. All'interno c'è un mondo, c'è una tecnica e sulla base della comprensione ci sono i vari passaggi. Un esercizio preparatorio, che cos'è? Esercizio per il controllo del pensiero. Cosa produce la comprensione? Come si realizza? E questo per ogni parola. Non so se è ancora in commercio, comunque l'idea di avere un certo numero di parole positive, evocatrici, che ci possono aiutare, vale al di là del fatto di questa cosa qui. Chiudo rapidamente con un'altra stampella. Questa esiste ancora perché degli amici di Amrita si chiamano i messaggi dell'universo. Per cui sono carte, perché lì era l'uomo Roberto Assagioli. Qua invece andiamo sui messaggi dell'universo. Oh, il dietro sono tutte carte, sono uguali. Dentro ci sono pensierini e siamo su pensieri da pensare. Fammo la stessa roba. Aiutatemi a scegliere la parola di oggi, di questo nostro folle incontro. Chiudo gli occhi, attivo la mia parte, il terzo occhio, la terza mano, tracchete. Leggo. Vado ora incontro agli altri. E incontro le situazioni, mi esprimo e risolvo i conflitti senza che vi sia un perdente. Affermo e manifesto il potere del mio sé, nell'amore, nella comprensione e nel rispetto degli altri e di me stesso. E che la forza sia con noi e lunga vita. La prossima è il 28 di luglio. Al mare forse o montagna a mostrare chi ha picchiato. Grazie.